Una proposta per il lungomare Dante Alighieri, di che cosa si tratta? Allora, per me il lungomare Dante Alighieri va molto valorizzato, per cui noi stiamo cercando di creare quello che è San Vito Lo Capo, crearlo qui, cioè far rimanere il turista qui da noi, creando un parco giochi acquatico, per cui sarebbero posti di lavoro in più, creando l'intrattenimento con i vari spettacoli, sempre con le associazioni, perché per noi le associazioni sono molto importanti, creando anche il bus in navetta che li possa portare dalla chiusura, perché vorremmo chiudere ovviamente il lungomare, e creando il bus in navetta che li possa portare dalla chiusura del lungomare fino alla sede, diciamo, dove ci dovrebbe essere il grande passeggio, il grande evento turistico e così anche commerciale. Da qui si possono creare anche posti di lavoro, perché vedendo che il lungomare funziona bene, c'è anche chi viene a investire qui da noi finalmente. E ovviamente il bus in navetta è creato anche per lungomare e Erice capoluogo, perché non tutti vogliono stare per forza sul lungomare, e far conoscere Erice molto bene, portare turismo anche a Erice capoluogo e creare anche, è molto importante a prescindere da questo, è giusto che io lo dica, un bus in navetta per tutte quelle persone anziane che devono andare al cimitero, che finora non è stato mai fatto ed è una cosa molto importante. E per me questo è una qualificazione del nostro territorio, ovviamente tenendo conto di riqualificare il rione San Giuliano, perché è un colpo all'occhio, su questo non ci piove. Dove attingere soldi per fare tutto questo? Allora, intanto noi i soldi li possiamo avere, perché molti parlano anche dell'Unione Europea, certo non avrei accettato il finanziamento dell'Unione, del cofinanziamento dell'Unione Europea per la pista ciclabile, questo non l'avrei mai fatto, ma ci sono tanti finanziamenti con progetti validi che possono essere regionali, nazionali o anche dell'Unione Europea.